la prima promozione per i prodotti italiani, in questo caso il Lambrusco, deve essere fatta nei luoghi ideali, dove comunque all'interno di una fiera come questa, che cattura migliaia di persone, e quindi è qua che si fa promozione per il nostro prodotto Lambrusco. Certo, no, sono contento di questa domanda, perché il nostro è un paese di 5 milioni di piccole e medie imprese. Quando si parla di estero, di internazionalizzazione, si pensa a Cina, India, si pensa a viaggi lontani, invece noi siamo convinti che il primo posto dove fare promozione è casa nostra. Quindi il Vinitaly è una fiera importante, il consorzio del Lambrusco con i suoi associati, con queste imprese, vanno promosse all'estero, e qui sul nostro stand vengono infatti gli operatori dei nostri uffici in giro per il mondo, in particolare. Chi abbiamo invitato? Abbiamo invitato i paesi vicini, abbiamo invitato la Francia, abbiamo invitato la Germania, la Svizzera, l'Austria, giornalisti ed operatori, oltre ai buyers che la fiera d'abitudine invita. Ecco, normalmente cosa vi aspettate, ecco, da un evento come questo? Cioè, alla fine, quando farete il bilancio chiusura di Vinitaly, in questo caso, in particolare per quel che riguarda il mondo del vino, ci occupiamo oggi del vino, ecco, vi aspettate in termini di ritorno una risposta importante da chi vi è venuto a trovare, chi vi ha contattato? Il ruolo della nuova Prome, che perché ha finito 2 anni di processo di ristrutturazione, di aiutare le imprese a trovare dei clienti, quindi ci aspettiamo che dal nostro lavoro, da quello del consorzio del Lambrusco, ne esca fuori la promozione per le imprese, la vendita di più prodotti e anche una conoscenza del nostro territorio, che oggi è conosciuto poco, per carità. Oggi si pensa, quando si parla di Bologna all'estero, si pensa solo alla Francia, che è vicino, bisogna dire che si trova tra Firenze e Venezia o tra Firenze e Milano, ancora meno Modena. Conoscono la Ferrari, l'Italia, ma non sanno dove siamo, che la Ferrari è fatta da noi. Quindi noi, da questa operazione, questo è solo un inizio, ci siamo messi, grazie al consorzio del Lambrusco, abbiamo creato qui la Casa di Modena, aperta agli associati del consorzio, ma aperta a tutte le imprese del settore vinicolo della nostra provincia, quindi ci aspettiamo un ritorno pian piano nel tempo per i prossimi 3 anni di tutte queste azioni, esserci, essere visibile e aiutare a vendere i nostri prodotti. Cresce anche la domanda del vino prodotto con uve biologiche, un comparto ben rappresentato al Vinitaly, dove aziende produttrici ed enti di certificazioni presentano un ampio ventaglio di etichette. A tutt'oggi possiamo solo parlare di vino prodotto da uve biologico. Ecco, a che punto è la discussione sul vino biologico inteso come intera filiera del prodotto, quindi non solo le uve ma anche il processo di produzione interamente biologico? Se ne sta parlando già da diverso tempo in Europa, la discussione è a buon punto, indubbiamente ci sono delle diversità di opinioni tra i diversi paesi, perché ovviamente le condizioni di produzione nel nord Europa e quelle del sud Europa sono molto diverse, per esempio sulla quantità di solforosa che possiamo trovare nel vino, nel prodotto finito, dove nel nord Europa si è un po' più, visto le necessità che hanno, si vorrebbe essere un po' più larghi di manica, se così si può dire, e mentre noi del sud vorremmo quasi farne meno. Però al di là di questo c'è in corso una discussione molto seria che speriamo presto consenta di chiamare biologico anche il vino. Un vino che comunque incontra sempre più il favore dei consumatori, sto parlando di quello ottenuto da uve biologiche, e che vede una crescita come, insomma, altri comparti del settore biologico in generale. Beh, indubbiamente sì, poi dobbiamo parlare dei nostri vini, dei vini italiani, che hanno una buona prospettiva nei mercati esteri, anche perché indubbiamente noi abbiamo dei produttori che sono molto bravi, e oggi veramente possiamo constatare, e chi viene qui può farlo di persona, che la qualità è veramente alta. Oggi si assaggiano dei vini biologici che non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelli convenzionali. Produttrice per scelta di vita, ma comunque una tradizione in famiglia di produttori di vino, in questo caso biologico. Certo, sì, mio padre ha sempre fatto questo lavoro in pratica, e faceva però uve e conferiva delle uve che erano di alta qualità,
e faceva il vino solo per noi in casa. Poi abbiamo avuto un periodo un ristorante che poi che faceva la famosa fattoria Due Tigli, fra l'altro è un marchio che poi è passato tramite il fratello ed è diventato poi famoso con il discorso dei vini Galassi, non so se è lei. Io invece ho mantenuto l'azienda di mio padre in collina, che era poi della nonna, e proprio mi sono legata alle radici, ho voluto rifare il vino del babbo ed è nato Nato Re, che non è altro che l'anagramma del nome di Renato, che è mio padre, e Paternus, che è il nome della località perché è Paderno, e inoltre in latino vuol dire di mio padre, quindi è una cosa molto sentita. Fiaba, se voi vedete, ha un arazzo, questo arazzo è stato fatto dalla mamma di mia mamma, che io non ho mai conosciuto perché è morta, che mia mamma aveva 7 anni, e quindi le terre erano di questa nonna Maria, per cui è tutto legato alla famiglia. C'è una grande storia, c'è stato anche un riconoscimento importante da guide di settore. Sono praticamente su tutte le guide, da 2 anni ho presentato i miei vini e quest'anno mi hanno dato 2 bicchieri rossi sul Nato Re, sono andata in finale per i 3 bicchieri, sono contenta perché il vino piace, sono stata anche al Biof a Canorimberga, sono 2 anni che vado su e sono contenta, anche se il momento non è dei migliori per noi, però dai, sta venendo bene. La comunicazione e la promozione dei vini viene associata alle eccellenze gastronomiche del territorio, raccolte in questo caso in un volume che azienda di promozione turistica e assessorato regionale agricoltura hanno supportato e presentato proprio alla Fiera Veronese. Chi viene in Emilia Romagna è uno strumento in più per conoscere i nostri prodotti, i nostri territori. Adesso c'è a disposizione una guida che hai fatto tu, hai scritto tu, quindi ce la sintetizzi? Le 9 province, come dire, a disposizione del viaggiatore, del turista, dell'enogastronomo. Questo in sintesi potrebbe essere questa guida Viaggi Golosi in Emilia Romagna, che è frutto della collaborazione tra l'assessorato all'agricoltura della regione e l'APT, cioè l'Agenzia di Promozione Turistica, che hanno deciso di investire sulla enogastronomia, sul turismo enogastronomico, come grande motivazione di nuovi flussi turistici, perché l'Emilia Romagna è già una regione che conosce una grande presenza turistica, ma il turismo che passa per l'Emilia Romagna non conosce ancora fino in fondo le nostre eccellenze agroalimentari, i nostri stili di vita alimentari, i nostri grandi prodotti DOP e IGP, per cui siamo leader in Europa e in Italia. Quindi questo è lo strumento ideale per venire a conoscere la nostra regione sotto un nuovo punto di vista. Il vino italiano nel mercato estero sta vivendo una fase di brillante competitività, almeno giudicare da uno studio condotto in Seno Vini Italy, dove è emerso un chiaro rapporto tra consumi di vino e ricchezza dei paesi dove il vino italiano viene esportato. I primi 9 paesi al mondo per incremento in valore di vino italiano importato nel 2010, ovvero Emirati Arabi, Hong Kong, Israele, Slovacchia, Ungheria, Russia, Romania, Cina e Ucraina, presentano infatti un trend positivo della ricchezza negli ultimi 5-10 anni. Nonostante l'incertezza del panorama economico internazionale, secondo le aziende vinicole intervistate, il prodotto italiano continua a vivere in ambito internazionale una stagione complessivamente positiva, grazie a una serie di fattori, tra cui la forza del Made in Italy, il miglioramento dei processi produttivi che conferiscono qualità al prodotto e la varietà dei vitigni che rende unica e caratterizzante l'offerta dei prodotti enologici italiani. Lo studio ha delineato anche le tendenze dei consumi, distinguendo tra mercati maturi e quelli emergenti. I primi, ovvero paesi del Nord America ed europei, sono caratterizzati da una buona attitudine al consumo di vino sia tra le mura domestiche sia fuori casa. Un'esperienza nella degustazione, una tendenza a bere leggero e lo sviluppo della grande distribuzione organizzata. Nei mercati emergenti, tra cui i paesi del Sud America, dell'Europa, dell'Est, dell'Asia e dell'Estremo Oriente, invece, il vino non è una parte integrante delle abitudini alimentari, ma desta interesse perché rivela importanti tassi di crescita, a fronte di una scarsa esperienza nella degustazione e nella valutazione del prodotto. In questi paesi è ancora forte, quindi, l'idea di un consumo elitario marcato dal prezzo elevato.
Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre su TRC. Grazie e arrivederci.